Bene, siamo in collegamento audio-video, ci fa molto piacere con Gennaro Scognamiglio, i potenti mezzi via Zoom, un tempo era impensabile Gennaro, adesso si può tutto, come stai? Salve, buonasera, grazie dell'invito, io sto bene, sono dentro casa e ecco, diciamo questo periodo, queste nuove applicazioni ci hanno dato una grossa mano anche per farci interagire un po' con tutti. Finalmente non vediamo l'ora di iniziare, ecco. Del resto l'attesa è stata snervante, è chiaro che al primo posto c'è la salute, però probabilmente si dovrà convivere con questo virus, no? Ah, sicuramente dobbiamo conviverci anche per un po' di tempo, io sono uno dei primi che ha, diciamo, un po' paura, perché vedendo quello che è successo ti mette un po' paura, però se vogliamo continuare a vivere, andare avanti e cercare di anche, ecco, riprendere il campionato, bisogna stare attenti, fare attenzione e, ecco, come dicevi tu, convivere con questo virus. Approvato il nuovo protocollo realizzato da Lega Serie A e FIGC con una importante modifica: niente quarantena di squadra in caso di un positivo, non solo, scompaiono i ritiri obbligatori. Insomma, la Serie A verso la ripresa, presumibilmente anche la B. Sì, sicuramente questo è un passo avanti da parte un po' di tutti, ecco, che diciamo fanno capire che hanno voglia di far riprendere il campionato sia di Serie A che di Serie B, e come sembra anche giusto togliere questi ritiri lunghi che secondo me per noi giocatori era veramente una cosa dura da fare, dopo che vieni da 2 mesi di clausura, stare altri 2 mesi chiusi in albergo per finire il campionato. Non era una cosa facile, io non ero d'accordo, ecco, quindi sicuramente si è fatto un passo avanti e speriamo bene. Ecco, Giorgio Repetto un paio di settimane fa ai nostri microfoni ha testualmente affermato: se si dovesse tornare in campo sarei preoccupato per come abbiamo finito, al di là delle tante assenze, perché abbiamo perso le ultime partite senza opporre resistenza. Sì, sicuramente sono d'accordo con lui, perché vedendo le ultime prestazioni lascia pensare, quindi sicuramente sarei preoccupato, però vivendo la situazione all'interno e recuperando tanti giocatori con la voglia che abbiamo di riprendere il campionato, sicuramente Pescara può fare ben altro e sicuramente Pescara di oggi non è il Pescara di quelle partite. E questo è l'augurio di tutti. Gennaro, parliamo anche di te personalmente, perché tu hai prolungato il tuo rapporto col club biancazzurro. La scadenza originaria era 30 giugno 2021, se non vado errato, hai prolungato di un anno, vero? Sì, un altro anno, quindi 2022. Vuoi lasciare il segno, insomma, in questa città, in qualche modo? Ah, sicuramente sì, perché questo è il mio secondo anno qui a Pescara, mi trovo molto bene, mi sono trovato subito, da subito bene, quindi ringrazio la società per avermi dato fiducia, per avermi rinnovato il contratto di un altro anno, perché diciamo non ero a scadenza, però hanno voluto comunque farmi un rinnovo di un altro anno, quindi per me è sicuramente motivo d'orgoglio. Ringrazio tutta la società, il presidente, i direttori, sicuramente dovrò dare qualcosina in più in campo per ripagare la fiducia. Ecco, vogliamo svelare il retroscena di gennaio, perché il Perugia ti avrebbe voluto fortemente, o no? Ma non lo so, perché erano secondo me voci, e poi secondo me era Cosmi che mi avrebbe voluto lì con lui, perché con lui c'è un gran rapporto. Trascorsi a Trapani, chiaro. Un'ottima annata, quindi sicuramente lui avrebbe voluto che io andassi a Perugia. Però io non avevo intenzione di spostarmi, perché ripeto, qui a Pescara sto bene, ho tutto, mi trovo molto bene, quindi non ho motivo per cambiare, ecco, poi come hai detto tu ho anche rinnovato, quindi quello è secondo me un segnale importante che sia la società che sia io abbiamo, ecco, voluto dare a tutti, e io sto bene a Pescara e spero di rimanerci il più a lungo possibile. E questa è una bella dichiarazione. Gennaro, ultime due domande. Un difensore deve essere abile, soprattutto bravo ad evitare che il suo compagno di squadra, il portiere, subisca gol. Però tu sei un difensore prolifico. Quanto ti pesa non aver ancora segnato in questo campionato?
un po' mi pesa questa cosa, perché almeno 2-3 gol all'anno li faccio e un po' mi manca, sono sincero. Però ovviamente diciamo, la cosa primaria che mi viene in mente è quella di raggiungere l'obiettivo della salvezza, che è la prima cosa. Che poi, è la cosa più importante, assolutamente. Sicuramente se arriverà qualche gol anche da parte mia, che ben venga, sono sicuramente contento. Anche perché ci sono ancora 10 partite da giocare quando riprenderà il campionato. C'è una partita che cancelleresti di questa tua esperienza, non dal punto di vista personale, in generale, o anche dal punto di vista personale, di questa tua esperienza in biancazzurro? Ma una, diciamo, importante è quella del Verona dell'anno scorso. La partita col Verona, secondo me, potevamo fare qualcosina in più, meritavamo qualcosina in più per quello che avevamo prodotto fin lì, anche alla partita di andata, secondo me meritavamo qualcosina in più. Poi a volte, come succede nel calcio, gli episodi spostano gli equilibri e quindi sicuramente quella è una partita che vorrei rigiocare, ecco, anche se non, nel calcio non è possibile, però una di quella, ecco. Tu hai vinto diversi campionati con la San Giuseppese, se non vado errato, in Serie D, ma soprattutto 3 campionati di C col Crotone, con la Juve Stabia e col Perugia. Finalissima contro il Pescara quando giocavi nel Trapani nel 2016, insomma ti manca la promozione in Serie A per chiudere il cerchio. Ecco, è quello che mi chiedo sempre, che per chiudere la carriera vorrei raggiungere la promozione dalla B alla A, anche solo per... ecco, per poter dire ho vinto in tutte le categorie, sono riuscito a fare tutte le categorie un domani. Ecco, questa è una cosa me lo chiedo sempre, è un obiettivo che voglio raggiungere, così magari anche un domani per i miei figli, così secondo me è bello da raccontare. E spero di farlo qui a Pescara, ecco, perché con il prolungamento del contratto spero di chiudere, certo, qui a Pescara, quindi... sicuramente è un obiettivo che vorrei raggiungere con la maglia del Pescara. Ci devi mettere l'impegno giusto, anche perché poi saranno a fine contratto 35 primavere, quindi sì, se quello, non lo fai a Pescara... quello non mancherà sicuramente, quella è una cosa che fa parte di me, anche se magari una volta sbaglia, però l'impegno c'è sempre. Assolutamente, ma era una battuta soltanto per considerare l'età, che no, chiaramente tra 2 anni ne avrai 35, quindi è chiaro che ti devi dare una mossa, insomma, in poche parole. Sì, giusto. Grazie Gennaro, sei stato gentilissimo. Grazie a voi, buona serata, è sempre un piacere.